pomeriggio di tante chiacchiere come sempre qui a Teleprima, ben ritrovati amici di Gossip Mania, siamo prontissime per questo inizio settimana per parlare di tutto ciò che è successo in questo lungo weekend e soprattutto nella giornata di domenica, visto che l'ultima puntata di Gossip c'è stata proprio sabato e mia compagnia come sempre Elvira Vigliano, ciao! Ciao Alessia, ben ritrovata, ben ritrovati a tutti! È stato un weekend bello movimentato con tantissime novità, dichiarazioni, litigi come al solito. Ce l'aspettavamo, diciamo così, anche perché noi come al solito siamo sempre un passo davanti agli altri, siamo lungimiranti. Sempre molto lungimiranti e ti stupirò perché in questa puntata di inizio settimana, nonostante la settimana pasquale, quindi ricca di grandi sentimenti, non parleremo d'amore, no. Quindi questo è strano. Anche perché fino ad ora insomma abbiamo parlato più che altro di amori tossici, di tristezze, di depressione. Almeno adesso parliamo di litigi belli pesanti. Eh sì, parliamo un po' di litigi, un po' di polemiche, un po' di cose belle, importanti, ma non solo. Io direi di iniziare subito con un video che introduce il nostro primo argomento. Guardiamolo. Il film poi è bello perché l'hanno fatto su mio amico e va bene. Certo. Però delle cose mi hanno fatto passare un pochettino, un po' in modo non bello, che non mi è piaciuto. Però chi ti conosce non ha dubbi. C'è dentro la storia, deve enfatizzare, però chi ti conosce non ha invece dubbi. Allora, Bobo tante volte. Dimmi, io l'ho invitato a casa mia, a Prato, è venuto a casa mia tante volte. Si comporta da fenomeno, eh. Certo. Quando io avevo 19-20 anni, Bobo tantissime volte mi aveva invitato a Milano. Io non mi sono mai azzardato a bere anche l'acqua se non chiedevo. Ma certo, io sono esuberante, faccio tutto quello che mi pare, sono un pazzo scatenato, però rispetto per la gente che mi ospita, che mi vuole bene, per gli amici. Ma secondo me, Anto, era quello che volevano far vedere, nel senso che tu hai la chiacchiera, sei esuberante, come hai detto te, non era l'invadenza. Ma hanno fatto passare che io urlavo, facevo casino, mangiamo quello, che fai casino parli? No, in casa di amici non è casa mia. E beh, abbiamo visto il primo video di giornata, si tratta dell'ex calciatore conosciuto davvero da tutti, Antonio Cassano, che ha commentato in maniera abbastanza singolare, come ci ha da sempre abituato, possiamo dire, la serie TV su Francesco Totti, che lo ha visto protagonista nell'ultima puntata. Infatti in realtà già dalle scorse puntate era emerso questo cameo praticamente del calciatore, ovviamente interpretato da un attore ma non proprio da Antonio Cassano, e ha avuto appunto molto da ridire poiché ha detto che il suo personaggio non è uscito benissimo, hanno raccontato cose anche abbastanza importanti, ma soprattutto, come abbiamo potuto ascoltare, hanno fatto un quadro di lui troppo invadente, quasi maleducato, cosa che lui invece non era. Quindi per lui serie TV assolutamente bocciata. Devo dire che su questa serie TV ci sono parecchie polemiche. Molte, è vero. Anche perché effettivamente, insomma, stanno uscendo fuori anche immagini molto private della vita di Totti, e ci sono, come abbiamo detto anche commentando così tra amiche, dei dettagli che ovviamente non si conoscono, ed è questo l'obiettivo delle serie TV. Certo è che Antonio Cassano, insomma, fin dagli albori della sua carriera ci ha dimostrato di essere una persona abbastanza fumantina. Sicuramente quello che è stato fatto all'interno della serie TV è stata una caricatura un po' forzata, anche perché l'abbiamo visto sul campo essere molto aggressivo a volte quando si tratta di voler dire la verità. Fatto sta che, insomma, ha tenuto da ridire anche sull'aspetto fisico, oltre che, insomma, della questione in sé per sé. E fatto sta che, insomma, noi non possiamo commentare perché non conosciamo i dettagli, però si attende comunque una risposta di Totti che, come al solito, glissa. Hai toccato secondo me un punto molto molto giusto, perché prima di tutto sull'abbigliamento, ad esempio, lo stesso Cassano ha detto: io mi vestivo anche peggio, sì. Quindi non era quello assolutamente il problema, così come effettivamente la vita notturna che c'è stata nei primi 6 mesi della sua avventura alla Roma è reale. Infatti ha raccontato: ho approfittato del momento single di Francesco, perché poi ha conosciuto Ilari, sì. E quindi ho proseguito da solo con la vita notturna romana. Però il punto giusto
giustissimo e focale, secondo me, dell'argomento è proprio che in realtà si tratta di una serie TV che in realtà è una commedia. Sì. Quindi è tutto molto, molto, possiamo dire, in maniera bonaria, esasperato, nel senso è ispirato sia all'autobiografia, al docufilm dello stesso Totti che abbiamo già avuto modo di vedere, ma è tutto molto divertente e quindi anche un po' forzato, con la mano calcata su molti personaggi, su molti aspetti, proprio per crearne, diciamo, una serie di brio e divertente, spensierata, senza troppe pretese. Sì, anche perché insomma la famiglia Totti è così, cioè ci ha sempre abituato a ridere di loro, perché erano i primi autoironici, insomma, nel descrivere alcune cose che hanno caratterizzato la loro vita. Fatto sta che sicuramente Cassano invece si è sentito un po' toccato nel proprio io, perché effettivamente, insomma, rappresentare senza magari avere sai, mi aspettavo la presenza anche di Cassano sullo schermo, insomma, sì, per poter commentare appieno e magari creare un quadro abbastanza corretto di quelli che sono poi i fatti che vengono raccontati. Però è ovvio che, insomma, anche per creare un po' di appeal, per attirare il pubblico, vengano poi esasperati alcuni lati del carattere già di per sé molto particolari. Eh sì, infatti, assolutamente una caricatura già di un personaggio particolare. Diciamo che nel mirino è andato un episodio in particolare che poi ha causato una vera e propria rottura tra Totti e Cassano, che non si sono parlati per ben 4 anni, come ha confermato lo stesso Cassano, ed è tutta verità, ovviamente raccontata nella autobiografia di Totti, nel quale Cassano avrebbe perso un assegno, lo stipendio, e quindi questi soldi proprio a casa di Totti, perché lui per un lungo periodo ha vissuto proprio da Francesco e dalla famiglia Totti, e lui ne è sempre riconoscente, infatti l'ha dichiarato, e aveva appunto accusato la cameriera di famiglia nell'aver rubato questo assegno, che poi si vede dalla serie TV avrebbe ritrovato, senza dire però poi nulla allo stesso Totti, e da lì questo litigio e questa reazione che si vede nella serie TV abbastanza spropositata, lanciando cose, mettendo veramente a soqquadro la casa, ovviamente prendendosela poi anche con lo stesso Francesco Totti e con la stessa famiglia, quindi una cosa anche abbastanza delicata, che va molto all'interno della vita personale di entrambi voi. Sì, anche perché probabilmente è stato deciso di parlarne proprio per l'amicizia che c'era tra i due. Ricordiamo alcune scene molto importanti che, insomma, sono rimaste attraverso i ricordi di queste fotografie. Fatto sta che sicuramente raccontarla solo ed esclusivamente da un punto di vista crea poi dei problemi, perché ovviamente facendo carico sulla autobiografia di Totti c'è solo una versione da poter ascoltare. Quindi ecco perché magari quando si creano queste dinamiche è bene anche avere l'altra parte che insomma espone il proprio punto. Ovviamente sul fatto non possiamo commentare più di tanto, perché bisogna trovarsi in quella situazione, però c'è sempre il solito dettaglio: nonostante, insomma, le personalità forti dei due, è bastato un assegno per rompere poi questa amicizia e per puntare subito il dito. E sì, poi hanno fatto pace, ovviamente, sono ancora grandi amici, ed effettivamente anche la questione del punto di vista unico ha fatto parlare anche per altri personaggi all'interno della serie. Lo stesso Spalletti, con cose, lo ripetiamo, ancora una volta sicuramente vere, ma raccontate esclusivamente dal punto di vista comunque di Totti, visto che poi la serie TV ovviamente è incentrata su di lui. Tutti d'accordo invece sull'interpretazione di Greta Scarano e di Ilaria, hanno detto ha studiato benissimo il personaggio, una grandissima somiglianza, è vero, senza guardarla persino la voce uguale, quindi molto molto brave. Sono molto belle le ricostruzioni proprio del loro rapporto, del loro amore, la proposta di matrimonio, quindi su questo personaggio assolutamente indovinatissimo. Sì, hanno scelto anche bene, perché al di là della somiglianza, che ovviamente è palese che non c'è, però insomma da alcuni dettagli è possibile capire poi quelli che sono poi anche l'interiorità del personaggio.
personaggio, quindi da questo punto di vista, al di là di aver studiato bene la parte, è sicuramente un'attrice che sa fare bene il proprio lavoro. Molto spesso, insomma, come accade anche a noi quando facciamo delle interviste, la comunicazione con l'ospite o col personaggio che si ha intenzione di intervistare è sicuramente un passaggio importante, perché ti permette anche di creare un legame e quindi di fare anche delle domande un po' più particolari. La stessa cosa avviene quando poi si interpreta un ruolo, quindi insomma studiare il personaggio ci sta, però anche avere un livello di comunicazione più profondo aiuta poi ad interpretare meglio la parte. È verissimo, infatti stesso discorso anche per il protagonista Pietro Castellitto, figlio di Sergio, già l'abbiamo detto anche nelle scorse puntate, che nonostante non ci sia questa spiccata somiglianza, come giusto che sia, poi ovviamente non sono identici, come ha detto lo stesso Castano, assomiglia più a Perin che a Totti, facendo l'ennesima battuta, ed effettivamente ha ragione, però personaggio veramente studiato alla perfezione, come ha detto lo stesso Vieri, sempre nella stessa diretta, persino quando corre alla stessa postura, gli sguardi intimiditi, la voce proprio identica, quindi c'è stata una cura veramente per la preparazione al personaggio, che poi, come abbiamo già analizzato prima che uscisse, sono personaggi soprattutto in Italia e soprattutto a Roma praticamente intoccabili, quindi sì, è sempre molto difficile. Fosse stata girata in un'altra parte d'Italia, forse anche del mondo, sarebbe stato diverso, però farla proprio a Roma in un momento molto particolare, dopo la rottura poi definitiva con la Roma, un percorso sportivo diverso, è stata anche un'arma a doppio taglio, quindi comunque la riuscita è stata più che positiva. Sì, anche perché insomma, essendo personaggi intoccabili, come hai detto tu, i risvolti possono essere inimmaginabili, anche perché il pubblico comunque non conosce dettagli della vita, però mette su un piedistallo i personaggi, le persone con cui appunto ha un feeling, e quindi creare una giusta parentesi di vita è un gioco molto importante. Noi restiamo a Roma, ma cambiamo argomento, perché parliamo di un episodio spiacevole successo proprio qualche giorno fa. Protagonista Tina Cipollari, che è stata derubata, ahimè. La nostra Tina infatti ha vissuto una serata veramente brutta nella giornata di sabato, poiché in un bar a Fiumicino è stata privata della sua borsetta. Fatto sta che comunque la questione ha avuto un lieto fine, è stato individuato e fermato il ladro, però grandissima paura. Cioè, insomma, da questo punto di vista possiamo capirla, perché al di là, insomma, dei soldi ci sono documenti, insomma, anche fotografie dei propri figli, che rappresentano poi un elemento intoccabile, proprio per rimanere sull'argomento. Cioè, certo che, insomma, la libertà di poter viaggiare ormai l'abbiamo dimenticata da tempo. Chi lo fa per lavoro dimentica a volte anche che esistono questi piccoli contrattempi che possono poi anche rovinare un momento. Però, per fortuna, forse anche per il ruolo che Tina ha nel mondo dello spettacolo, è stato tutto risolto felicemente, senza altri problemi. Eh sì, poi da donna sveglia, qual è, ovviamente di grande carattere, non si è lasciata deprimere dalla situazione, impaurire, subito si è recata a fare denuncia, e quindi hanno risolto comunque al meglio questa situazione, visto che poi siamo abituati a vedere Tina sempre combattiva, sì, quindi ci immaginavamo una risoluzione del genere. Sì, poi bisogna vedere se, insomma, verrà anche portata alla luce durante le registrazioni del programma di Queen Mary, perché sicuramente sarà un tasto dolente per Tina, che credo Gemma utilizzerà contro di lei. Quindi molto molto probabile, poi in questo periodo c'è questa bagarre, soprattutto dopo gli ultimi trascorsi di Gemma, quindi è molto probabile. Diciamo che questo è un periodo un po' particolare per Tina, perché insomma ha iniziato una dieta, quindi già è nervosa. Poi ci sono le continue querelle con i personaggi, insomma, del programma, e i pensieri personali, perché si è anche divorziata dal compagno, fortunatamente insomma hanno un rapporto civile, però aggiungiamo la pandemia, che non fa mai male. Quindi insomma sono una serie di cose che poi a lungo andare riempiono un pochino questo vaso, che poi scoperchiato è come se fosse una sorta di vaso di Pandora, e quindi le conseguenze non possono essere poi previste.
Forza Tina, non mollare, mi raccomando. Noi ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria e ritorniamo a Gossip Mania tra pochissimo. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Ben ritrovati nel pomeriggio di Teleprima, qui Gossip Mania, stavamo chiacchierando oggi, come vi abbiamo già detto, niente amore, lo lasciamo un attimo stare per le prossime puntate della settimana, e stavamo parlando di furti, di rapine, di litigi, e quindi continuiamo proprio sulla scia dei litigi e delle polemiche, che fa sempre bene. Sì, l'amore lo lasciamo un po' da parte, perché insomma dobbiamo respirare anche un pochino noi, ne succedono di ogni in queste settimane, imprevedibili. Le reazioni dei protagonisti, però insomma ci tengono compagnia. E sì, poi c'erano anche parecchie novità, devo dire la verità, su Akash, il solito Akash che continua a far parlare di sé, l'isola dei famosi, che c'è stato questo addio chiacchierato, però ho detto per questa puntata sì, cambiamo un po' argomento, diamo meno adito a questi personaggi che sono proprio alla ricerca della ribalta, quindi di far parlare di sé, noi non li vogliamo aiutare in questo. No, noi non li aiutiamo, anche perché insomma sono delle meteore, quindi durerà un mesetto e poi li ritroveremo come al solito con follower comprati che cercheranno di dare consigli sui sentimenti e sull'apparenza, quindi insomma guardatevi le spalle da queste persone. È verissimo, infatti proseguiamo, perché c'è qualcuno che si è dovuto effettivamente guardare le spalle da un inedito duo molto molto simpatico. Stiamo parlando di Pio Amedeo, che già la scorsa settimana avevano fatto parlare di sé nel notissimo programma del sabato sera di Queen Mary per qualche battuta di troppo proprio all'indirizzo di Stefano De Martino, il povero Stefano che si trova lì già a dover fronteggiare la Celentano un'intera serata fino alla notte, e poi giustamente deve anche controbattere alle battute di Pio e Amedeo, che non riguardano lui bensì la sua ex. Purtroppo è un cane che si morde la coda, perché effettivamente del passato non ci si libera mai, quindi nel caso del povero Stefano insomma ha maggior ragione, soprattutto quando poi due comici mettono poi alla berlina le storie d'amore, poi quelle attuali dei personaggi. Eh sì, non è stata una settimana infatti facilissima per Belen, che sta portando avanti al meglio la sua gravidanza con molta serenità, ma anche con anche gli sbalzi d'umore classici delle donne in gravidanza. Infatti è stata protagonista anche di un'intervista molto lunga da Mara Venier proprio nel weekend, nella quale si è sciolta in lacrime, ha pianto, si è commossa e ha anche risposto poi a qualche critica di troppo mossa proprio nella scorsa settimana, di questa sua facilità a cambiare uomo, a innamorarsi, che poi erano proprio le stesse critiche mosse anche da Pio e da Amedeo. Noi lo sappiamo, insomma, Belen è un po' così, però effettivamente si parla molto delle sue storie d'amore, ma la colpa è solo sua, perché insomma bisognerebbe da questo punto di vista mostrare poi anche altri aspetti. Abbiamo parlato la settimana scorsa della sua nuova collezione, però purtroppo essendo una bellissima donna, anche e soprattutto in gravidanza, insomma, l'accento è sempre sulle sue storie d'amore, anche perché purtroppo per fortuna ha fatto sempre sognare con questi litigi, questi ritorni di fiamme, insomma si spera sempre che tra Belen e Stefano possa ritornare il sereno, anche perché c'è un figlio in comune, Santiago, che cresce senza freni e deve insomma dispiegarsi tra la madre e il padre, con un'ulteriore presenza poi quella di Antonino, quindi anche per il piccolo insomma è un po' particolare.
Da questo punto di vista potrebbero proteggerlo e vedo da parte di Stefano una grande protezione nei confronti del figlio. Belen invece si lascia andare all'ormone e quindi a volte si rende protagonista stesso lei di alcuni sketch che poi vengono ripresi nelle trasmissioni. Eh sì, anche perché anche per Antonino non dovrà essere facilissimo, ovviamente è una persona molto molto famosa, Belen con un passato importante, tanti ex, un figlio, sempre seguita, sempre chiacchierata, tante polemiche, quindi effettivamente per un ragazzo che sì, è abbastanza a suo agio con il mondo dello spettacolo, poiché vi ha lavorato come hairstylist, ma ovviamente non della stessa celebrità, non deve essere proprio semplicissimo gestire tutte queste cose, in più un bambino in arrivo. Quindi... In più un bambino in arrivo, però devo dire che la cosa che ho notato subito è che ci si abitua facilmente alla celebrità, quindi insomma da questo punto di vista sì, ci sono dei problemini per quanto riguarda i paparazzi, che ovviamente in questo periodo sono fermi, poverini, avete la nostra vicinanza, però insomma sono stesso loro che insomma fanno parlare di sé, vediamo le foto di una colazione che noi magari la facciamo con gli occhiali o ancora in pigiama e loro invece già in déshabillé perfetti, quindi insomma questo fa pensare. Fatto sta che della polemica che c'è stata si è parlato anche di una particolare saponetta, non era una saponetta come hanno detto insomma Pio Amedeo di un supermercato, bensì di Chanel, quindi insomma... Infatti poi c'è stata subito la replica di Belen anche sui social, che ha risposto riguardo questa saponetta dicendo che poi in realtà non era riferito a Pio Amedeo e quindi un botta e risposta che in realtà lascia la verità abbastanza sospesa, però la situazione sembra abbastanza chiara. Ad uscirne vincitore però assolutamente Stefano, che continua a replicare con molta tranquillità, serenità e simpatia a tutte le battute che gli fanno in prima serata in diretta, senza arrabbiarsi mai e mantenendo comunque un certo stile. Anche perché Stefano, il nostro Stefano insomma, è il più furbo di tutti, perché effettivamente non si lascia trasportare dall'onda del gol, ma fa parlare di sé per programmi televisivi, per il suo successo, quindi da questo punto di vista credo che sia un grande stratega, perché sicuramente insomma ha i suoi flirt, però non rappresentano il fulcro centrale della sua celebrità. Da questo punto di vista insomma è molto più importante questo elemento. Fatto sta che ci sono stati dei piccoli gossip sulla sua persona, ma tutti si concentrano sul suo aspetto fisico, che è cambiato notevolmente rispetto alle prime apparizioni. Però devo dire che le aggiustatine che ha fatto l'hanno reso ancora più bello. Confermo, e sul gossip poi dobbiamo ancora indagare, perché Melissa Satta abbiamo visto che ha un altro tipo di flirt, quindi c'hanno... dobbiamo capire chi eventualmente ha stregato il cuore di Stefano. Dobbiamo ritornare a Napoli, andare a vedere un pochino in tutte le zone, fare delle domandine alle signore di quartiere e cercare di capire, perché insomma i paparazzi non ci aiutano. No, non riusciamo a sapere, fatto sta che come hai detto giustamente tu, il successo lo sta conquistando anche nel sabato sera di Queen Mary, audience e share proprio alle stelle, ovviamente con tutti i ragazzini incollati davanti alla televisione, ma non solo, anche mamme, nonne, veramente chiunque a guardare il talent del sabato di Queen Mary, che sta avendo grandissimo successo. Ovviamente anche in questo caso parliamo di un programma che inizia alle 9, non si sa poi quando finisce. Non sappiamo. Esatto, sicuramente il giorno dopo, di una durata veramente esorbitante, ma veramente ha tutti gli ingredienti per essere un programma di successo, che come hanno detto in molti è tornato proprio alla stessa portata, agli stessi consensi delle prime edizioni, poiché comunque negli ultimi anni, essendo un programma molto molto longevo, aveva perso anche un po' di consensi, un po' di appeal, invece aiutato sicuramente anche dalla pandemia, quindi i ragazzini non possono uscire ma stanno tutti incollati davanti alla televisione, sta veramente raggiungendo numeri importanti. E devo dire che insomma siamo contenti, perché quando si parla insomma di abilità, qualità, capacità, è sicuramente un lato molto importante da poter celebrare, quindi sicuramente insomma evitiamo, Maria insomma cerca di spostare l'attenzione da quelle che sono le piccole liaison interne alle squadre e spostarsi invece sulla qualità degli allievi, quindi questo elemento la rende poi protagonista indiscussa del sabato
sabato sera. È sempre bello che ci sia qualcuno pronto a puntare sul talento dei giovani, soprattutto in Italia in questo periodo, a farsi strada comunque tramite le proprie forze, senza raccomandazioni, tramite il talent. Sì, magari può essere una via più semplice, però c'è una gara, quindi dovrebbe vincere il più bravo, ovviamente grazie anche al voto della giuria presente, e quindi si spera che nascano nuove stelle nel panorama musicale dello spettacolo italiano. Sì, anche perché insomma quest'anno ci sono state molte polemiche e continuano ad esserci, soprattutto per quanto riguarda i ballerini come al solito, però anche i cantanti, quindi fa sempre pensare che dall'altra parte, quindi dietro lo schermo, ci sono i soliti leoni da tastiera che magari seguono un pochino la linea della Celentano e tentano di offendere i ragazzi. Quello che colpisce è la vicinanza di Maria, che comunque mostra sempre grande umanità nei confronti di questi ragazzi. Bellissimo. Che sono comunque molto giovani, quindi un no in questo momento per loro è una catastrofe, però è importante insomma ricordare che per loro è una vetrina, quindi l'importante è mostrarsi sempre al meglio. Ultimo argomento, e ricambiamo ancora una volta raggio d'azione, perché parliamo di un compleanno. Infatti ha compiuto 35 anni la bellissima e bravissima Lady Gaga. Commento di mio padre: pensavo avesse più anni, però lì, e qui parte il nostro discorso, sono 35 anni di vita molto stressante, sì. Soprattutto di vita vissuta, perché parliamo di 35 anni, almeno penso 16-17 di grandissimi successi in giro per il mondo, quindi ci sta ovviamente uno stile che possa far trasparire qualche anno in più. È normale, insomma, quando si guarda Lady Gaga colpisce per la sua apparenza, però l'abbiamo conosciuta in questo modo e continua a mantenere questo standard, quindi devo dire che anche con l'avanzare, parliamo in questo modo dell'età, cerca di mantenere il punto proprio su questo elemento, cioè sulla sua apparenza, e devo dire che ha dimostrato di avere poi diverse abilità nel mondo del cinema, non soltanto del canto, però anche per quanto riguarda la costruzione effettiva delle scenografie dei suoi video, quindi insomma è fantastica. Tutto studiato nel dettaglio, e fa colpire poi la sua forma fisica, perché insomma è strabiliante. È strabiliante, è vero, icona di stile da sempre, che si è saputa anche rivoluzionare nel tempo, la ricordiamo all'inizio anche con una fisicità leggermente diversa, l'abbiamo detto, ha ricorso un po' alla chirurgia ma senza stravolgersi troppo, veramente qualche piccolo ritocchino, e poi arriveremo anche a questo punto perché è importante soprattutto per ciò che ha dichiarato nei giorni scorsi. Uno stile all'inizio molto molto forte, molto molto riconoscibile, che poi è mutato anche nel corso degli anni, anche con lo stile della sua musica, che ci ha mostrato più sfaccettature, non solo quella pop, quella rock, quella dance, ma anche quella più romantica, come abbiamo visto anche con il film A Star Is Born. Sì, e queste canzoni accompagnano poi anche le nostre giornate, devo dire che sono poi dei ritmi che è difficile da dimenticare, quindi insomma ancora oggi cantiamo il suo primo singolo, che sicuramente rappresenta poi uno degli elementi focali della sua carriera, e devo dire che prima del Covid insomma nei suoi concerti c'erano dei veri e propri show, quindi questo la distingueva ancora da quelli che sono poi le starlette moderne, quindi sicuramente veniva costruito tutto ad hoc per dare un vero e proprio spettacolo a chi acquistava il biglietto. E oggi invece ha tentato poi di spostarsi anche sul mondo virtuale, dedicando ai suoi fan alcuni momenti tramite i social, sempre di alto livello. Lady Gaga, che al momento è a Roma a girare il film su Gucci, altra icona ovviamente di stile, quindi prova importante attoriale per la cantante, che a Roma ha ricevuto un bellissimo regalo, un bellissimo mazzo di fiori dal suo fidanzato. Persona normalissima, sì, normalissima, possiamo dire, sì, sì, sì. Veramente lo vedi e dici che tenero, cioè non è assolutamente un modellone o uno alla Bradley Cooper, esatto. Ora ci vuole, che si chiama Michael Polaschi, veramente romanticissimo e tenerissimo seppur a distanza, ma hanno fatto parlare molto, ed è importante ricordarle le dichiarazioni proprio di questa settimana e delle settimane scorse proprio da parte di Lady Gaga, che ha
ha parlato ancora una volta del suo passato in una lunga intervista che poi ha ripreso anche un documentario che è stato distribuito qualche mese fa proprio sulla vita di Lady Gaga, e ha parlato di essere stata vittima di violenze, di ripetute violenze a 19 anni che le hanno causato un disturbo da stress post-traumatico, ma soprattutto ferite interiori nella sua anima che difficilmente dimenticherà. Ma soprattutto lei non era serena, lei non stava bene, ma non ne ha voluto parlare inizialmente con i medici, per scoprire poi in un secondo momento di essere anche affetta da fibromialgia, un'altra malattia, possiamo dire, molto seria, che molto spesso viene anche sottovalutata nelle donne. Ha avuto poi la forza di parlarne con uno specialista e pian piano ha saputo recuperare anche la tranquillità, la sicurezza nella sua vita e soprattutto nella sua psiche, che in quel momento era molto molto fragile. Devo dire che in quest'ultimo periodo stanno uscendo fuori parecchi segreti delle star, però a differenza degli altri credo che in questo caso il fatto di non volerne parlare era forse legato al fatto di non voler accettare quello che realmente stava accadendo, che è un qualcosa che succede molto a livello psicologico delle persone, quindi magari non dirlo aiuta a dimenticare. Purtroppo però ci si porta poi dentro alcuni strascichi che vengono fuori nei momenti meno opportuni, soprattutto quando poi ci si avvicina ad una persona e ci si innamora, quindi sicuramente insomma affrontarlo è sempre un elemento molto importante perché poi ti aiuta anche a gestirla al meglio la situazione. Fatto sta che sono poi alcuni passaggi che bisogna fare anche in coppia, perché certo, con la vicinanza insomma di un fidanzato o di una fidanzata insomma è importante renderla partecipe di questi avvenimenti. Anche perché secondo me quando si vive un disturbo fisico o soprattutto psicologico dovuto anche ovviamente a una vita sregolata, a un successo improvviso, a stare sempre in giro per il mondo, si ha la percezione di essere quasi invincibili, sì, infallibili, e nel momento in cui poi emerge qualcosa che può essere un disturbo, una malattia che ti riporta con i piedi per terra e ti fa capire che in realtà sei umano, lì ti crolla tutto addosso. Sì, anche perché non riesci a capire come affrontarla, molto spesso ti senti sopraffatto, accade anche a noi nelle giornate no, insomma, molto spesso basta un non nulla per vedere tutto nero, insomma, quindi come si dice, è importante riuscire a trovare un equilibrio da questo punto di vista, però molto spesso è solo il tempo che aiuta, quindi non serve spesso parlarne subito, ma somatizzare un pochino il tutto e poi cercare attraverso i medici di trovare una soluzione. Quando si è pronti, ed è importante anche che lei ne abbia parlato, come diciamo spesso, capita molto frequentemente, soprattutto nell'ultimo periodo, forse di riflessione anche da pandemia, si ha anche più tempo per poter pensare anche al proprio passato, che molte star facciano coming out, possiamo dire, sulle problematiche che hanno avuto, sulle loro fragilità, proprio per dare un messaggio di ottimismo, di forza e speranza ai loro fan. E sì, questi elementi però sono sempre un'arma a doppio taglio, perché molto spesso vediamo come i leoni da tastiera insomma strumentalizzino questi passaggi della vita di ognuno e li utilizzino come scusa per trovare insomma la fama dopo tanto tempo. Però insomma è importante anche la reazione della star in questione, perché sicuramente parlarne quando si è superato questo elemento è meglio che parlarne mentre si sta tentando di uscirne, perché sicuramente una parola sbagliata da parte di qualcuno ti può far ripiombare nel passato e magari non permetterti di fuoriuscirne in maniera positiva. Quindi sono sempre situazioni molto private, molto particolari, e la scelta di parlarne è sempre insomma ha dei suoi rischi. È vero, ma sappiamo che Lady Gaga poi è coraggiosa, quindi sì, ha fatto bene assolutamente a parlarne con i suoi fan, anche perché proprio in quel momento molto oscuro poi le hit che ha creato sono state veramente belle e intense, hanno permesso poi di conoscere una Lady Gaga diversa, molto romantica e anche introspettiva, quindi
Bene così. Ben venga, anche perché in questo periodo la pandemia è complice e stiamo scoprendo parecchi dettagli della vita delle star che le rendono molto più vicine a noi. Le abbiamo sempre, insomma, elevate su un piedistallo, però vediamo come questo piedistallo in realtà sia solo mentale, perché parlarne con chi è a casa le aiuta poi molto spesso anche a trovare un modo per poterne uscire, perché sono problemi comuni che tutti viviamo, quindi sicuramente di aiuto. Eh sì, siamo tutti uguali, ognuno con le proprie problematiche, effettivamente, qualcuno un po' più celebre, alcuni invece qualcuno più comuni meno. Mortali, però i problemi sono fondamentalmente sempre gli stessi da affrontare, soprattutto in questo periodo assolutamente difficile per tutti. Noi siamo in chiusura, grazie mille Elvira. Grazie Alessia. E vi diamo appuntamento a domani, anche perché sicuramente torneremo a parlare anche un po' d'amore, di novità. Dobbiamo, per forza. Sì, ce lo dobbiamo. Quindi appuntamento a domani, ore 18:30 con Gossip Mania. Buon pomeriggio.